Benvenuti, siamo qui con Daniele D'Ausilio, che è un famoso marketer italiano, che si è prestato ad essere intervistato da me. Allora, Daniele, la prima domanda che ti farei è appunto, come ti definisci? Ti definisci un marketer? Ti definisci un affiliate marketer? Qual è il tuo titolo? Ciao Giovanni, prima di tutto, grazie per l'invito e ciao a tutti coloro che ovviamente guarderanno l'intervista. Allora, io personalmente amo definirmi quello che è in pratica un imprenditore digitale, quindi un online marketer, sì, forse la definizione tecnica più corretta, ma alla fine siamo in effetti imprenditori a tutti gli effetti, abbiamo tutti i crismi dell'imprenditore, in quanto ovviamente non facciamo altro che creare modelli di business da attuare sul campo o sulla formazione, come nel mio caso specifico, per aiutare gli altri investendo di fatto in quelle che sono magari delle campagne pubblicitarie, o per quanto concerne magari il tempo che dedichiamo appunto per la formazione o per la consulenza ai nostri clienti. Quindi sì, online marketer direi che va benissimo. Perfetto. Senti, come mai hai deciso di lavorare in questo campo? Ho deciso di lavorare in questo campo perché in realtà da sempre ero appassionato per quanto riguarda, non dico l'informatica dal punto di vista tecnico, però diciamo che bazzicavo per quanto riguarda già all'epoca, parliamo del 2005, con la vendita di prodotti fisici all'epoca, ovviamente online. Io ho cominciato su eBay a vendere prodotti fisici perché all'epoca avevo una. In realtà sono sempre stato appassionato di vendita. Tanto è vero che già all'epoca ero molto giovane, avevo una piccola attività commerciale su strada, che insomma era altalenante nei risultati e volevo ampliarla appunto online perché credevo molto già all'epoca all'e-commerce o alla possibilità, ecco, di espandere questo concetto di espandere la vendita potenzialmente in tutto il mondo e non essere limitato soltanto per quanto riguardava il mio paesino dove insomma lavoravo all'epoca. Quindi questo concetto mi attirava moltissimo e iniziai a leggere guide, a studiare corsi italiani e non su come vendere appunto su eBay. Ho iniziato proprio così e man mano che andavo avanti e applicavo quelli che erano i metodi che io per primo studiavo e riuscivo ad affinarli, ecco, non solo mi portavano a ottenere risultati migliori, ma poi riuscivo io stesso a personalizzarli, ad affinarli, e mi appassionavo a quello che era la riuscita in quello che era la formazione che studiavo. E da lì, affinando queste tecniche, l'idea, pian piano, che maturava sempre di più nella mia testa, di insegnare io stesso ad altre persone con i primi ebook che scrissi appunto in quegli anni su come vendere in Italia su eBay. E da lì poi è parte della mia attività di formazione, in effetti. Ah, ottimo, quindi sei partito da eBay tu, Sì. come molti in realtà iniziano su eBay. Senti, e quali sono stati i problemi e le difficoltà maggiori che hai incontrato nel tuo percorso? Ma la difficoltà, diciamo che potrebbe essere messa in relazione con il mutare nel corso del tempo del web, perché sai benissimo anche tu che non ci si ferma mai, il web non è mai statico, quello che oggi può funzionare un domani, ecco, potrebbe essere o divenire obsoleto. Quindi sicuramente quello di mettersi in gioco nel continuare ad apprendere, a studiare. Nel web non ci si ferma mai, non si è mai in realtà arrivati. Chi pensa di essere arrivato perché conosce quello che gli altri non conoscono, in realtà commette un gravissimo errore, perché quella che è il mio bagaglio formativo oggi potrebbe essere tranquillamente superato già da domani stesso. Pensiamo solo a Facebook, no? Che fa continui miglioramenti per quanto o a un motore di ricerca, che fa continui mutamenti per quanto riguarda l'algoritmo. Quindi tutto il lavoro magari di ottimizzazione un domani potrebbe essere non più tanto efficace. Questo potrebbe portare delle difficoltà oggettive per quanto riguarda non solo le mie, ma tutte le nostre campagne di marketing o di business. Quindi, insomma, più che problemi, io direi la difficoltà nel stare sempre al passo con i tempi. Però, insomma, fortunatamente studiare mi appassiona e quindi cerco di farlo al meglio delle mie possibilità. Ah, perfetto, ottimo.
Senti, c'è stato un momento in cui hai deciso di buttare la spugna, che è un momento di difficoltà così forte che l'hai sentito come un ostacolo insormontabile? Certo, certo che c'è stato, forse c'è nella vita di tutti. Nel mio caso specifico, fortunatamente, c'è stato all'inizio, quando comunque la motivazione era ancora molto alta e quindi, insomma, ho deciso di provare in tutti i modi a vincere questo momento di indecisione. Praticamente è stato quando, visto che come ti ho raccontato, la mia attività online all'inizio era parallela alla mia attività commerciale su strada, quando insomma la crisi imperversava, perché parliamo all'epoca del 2008, quando poi è iniziata la vera e propria crisi in Italia, dovendo chiudere il negozio che portava tante spese, eccetera, eccetera, è vero che l'online andava sempre meglio rispetto all'offline, però insomma questo non mi è bastato per lasciare aperta quell'attività, che poi ho chiuso anche perché all'epoca ero fidanzato, quindi tutto un meccanismo, no, mentale, dover cercare un altro tipo di lavoro, eccetera, eccetera. Quello è stato il momento in cui sono andato molto vicino a chiudere tutto per quanto riguarda anche l'online, fermando non solo la mia attività di vendita prodotti fisici su eBay, ma anche in generale per quanto riguardava la formazione, perché all'epoca comunque, oltre a vendere i prodotti fisici che avevo in negozio, iniziavo anche a vendere ebook. E quindi diciamo che pensai che non potesse bastare per mandare avanti una famiglia, e quello è stato il momento in cui insomma sono andato vicino a gettare la spugna, se non fosse altro che poi ho deciso di continuare, anche perché all'epoca poi conobbi Giacomo Bruno, all'epoca Tostima.net, oggi Bruno Editore, che mi commissionò alcuni libri, alcuni ebook, non più da vendere su eBay ma sulla sua piattaforma, e quello è stato forse, ecco, il mio sprono per continuare a provare a raggiungere quante più persone possibili, così come poi è stato. E poi ovviamente non mi sono fermato lì, perché ho creato anche i miei primissimi videocorsi, anche se all'epoca, arriviamo adesso nel 2008-2009, sì, erano davvero rudimentali rispetto ai mezzi che ci permettono oggi di creare dei video molto più performanti, però ecco, sono stati i miei primi passi che mi hanno permesso di andare avanti e di non gettare la spugna in maniera definitiva. Senti, e qual è stato il primo ebook di successo che hai fatto, che hai scritto? Allora, il primo ebook di successo è stato, sì, in realtà è stato proprio il primo ebook che ho pubblicato su eBay, che riguardava proprio una sorta di enciclopedia formativa su come vendere su quella stessa piattaforma. La chiamai Ebipedia, eBaypedia, qualcosa del genere, sì. Uh-huh. Ed ebbe un discreto successo, perché all'epoca, insomma, misi tutto quella che era un po' la mia conoscenza dell'epoca, un po' quelli che erano anche alcuni consigli presi in prestito dai più grandi venditori di eBay italiani all'epoca, e quindi ebbe un riscontro davvero molto positivo. E poi, andando avanti, i primi book con Giacomo furono con il tempo veri e propri best seller. Per esempio, Il codice dei ebook, ricordo, un ebook su come scrivere e vendere, come lanciare un ebook, ovviamente con all'epoca il metodo coniato da Bruno Editore, e anche quello insomma ebbe dei numeri abbastanza rilevanti. Ah, interessante. Quali sono secondo te le qualità che deve avere una persona per fare l'attività di online marketing con successo? Ma guarda, in definitiva quello che ci siamo detti fino ad ora, secondo me, quindi la volontà di non fermarsi mai, di rimanere sempre aggiornati, di formarsi, quello è forse l'investimento, ecco, che ti torna sempre. Perché quando investi in formazione, alla fine aumenti quello che è il tuo bagaglio, sei, come dicevamo prima, no, al passo con i tempi, e quindi diciamo che sei pronto a testare nuove metodologie di marketing, a magari buttarsi un nuovo modello di business. Quindi diciamo che quelle qualità, ecco, di mettersi sempre in gioco, di non sentirsi mai troppo arrivati, passami questo termine, no? O al di sopra degli altri, ecco, un po' di umiltà potrebbe essere anche messa in relazione con questo aspetto, sicuramente potrebbe fare la differenza, perché alla fine siamo tutti studenti che applicano dei metodi che vuoi o non vuoi studiamo,
o importandoli dall'America o magari da altri formatori qui in Italia come noi stessi, ecco, questa volontà di mettersi sempre in gioco, secondo me, alla fine può fare davvero la differenza. Certo, certo, sono pienamente d'accordo. E che cosa, secondo te, dovrebbe studiare? O su quali testi, quali corsi dovrebbe formarsi una persona che volesse fare questa attività? Guarda, io di solito dico una cosa. Stare alla larga dai corsi che promettono risultati in maniera troppo generica o troppo facile. Quindi questo ovviamente è una domanda che è molto interessante, però diciamo che è difficile dare una risposta secca perché oggi i rami nel creare un business online sono davvero tantissimi, no? Passiamo dall'ottimizzazione SEO che dicevamo prima, al social media marketing, quindi dipende un pochettino da dove si vuole operare, e-commerce e quant'altro. Però diciamo che sicuramente una persona dovrebbe studiare un corso o una formazione in generale che è specifica per quel ramo che vuole adottare, che vuole perseguire. E poi ovviamente dicevo prima il consiglio di non lasciarsi, diciamo, tentare da formatori e o corsi che promettono risultati in maniera, ripeto, o troppo generica perché non vanno nel dettaglio, quindi è facile dire ti porto questa tipologia di risultati senza spiegarti in anticipo come o cosa mi insegni, rispetto al fai soldi in pochissimi giorni. La cosa importante, secondo me, è andare a capire dove si vuole operare e quali sono, diciamo, le lacune che si devono colmare con il corso o con la formazione che si vuole apprendere. Quindi, insomma, questi sono, insomma, i passaggi da analizzare, secondo me, prima di andare a investire tempo o risorse in formazione specifica. E se volessi consigliare un testo, cosa, quale reputi che sia il migliore per poter apprendere quantomeno le basi, anche per te, oppure qualcosa di più avanzato? Secondo te quali sono le tue bibbie, la tua bibbia sull'argomento? Guarda, all'epoca quando ho iniziato io trovai illuminante un libro sempre di Giacomo Bruno, quindi senza andare a scomodare marketer o formatori americani, che si chiamava, forse lo ricorderai, tipo fare soldi online in 7 giorni. Era un titolo provocatore, ovviamente non rientra nella categoria di corsi che promettono guadagni facili di cui parlavo prima, era provocatorio, ma era un testo molto interessante perché apriva la mente verso quelle che erano delle metodologie di affiliate, oggi li chiameremmo, affiliazioni, e come sfruttare il web anche partendo all'inizio, in realtà con un semplice blog, per esempio, o con un sito web base, basilare. Oggi ti direi, piuttosto che leggere un testo, ovviamente se siamo alla lettura va benissimo un testo del genere, ma anche sostanzialmente il poter iniziare a seguire contenuti anche di natura gratuita, come dicevi tu, base, attraverso un canale YouTube di un marketer o di un formatore a cui si è particolarmente legati. Oggi molti hanno un proprio canale che pubblica costantemente video inerenti proprio a quell'argomento, alla natura dell'argomento che si vuole apprendere, beh, potrebbe essere un primissimo passo. Poi si decide ovviamente se andare avanti con una formazione un pochino più avanzata, con dei corsi mirati proprio per colmare le lacune di cui parlavamo poc'anzi, no? Pienamente d'accordo con quello che stai dicendo. Senti, quindi quale potrebbe essere una strategia la migliore strategia che potrebbe seguire una persona per iniziare a fare questo tipo di attività? Guarda, secondo me nel marketing esistono poche ricette infallibili, perché è vero, io posso darti quella che è stata la mia ricetta che ho applicato e che nel mio caso specifico mi ha permesso di ottenere risultati X, ok? Però è ovvio che nel marketing ci sono mille varianti, perché magari nel mio caso quella ricetta ha funzionato o quella mappa ha funzionato perché magari io avevo tot esperienza, avevo magari le spalle forti perché avevo tot persone che già mi seguivano, eccetera. Nel tuo caso potrebbe essere diverso perché hai delle esperienze pregresse differenti dalle mie, hai delle conoscenze diverse dalle mie, operi addirittura in un mercato diverso. Quindi la ricetta definitiva non esiste. Quello che posso dire io come strategia è quello di affinarsi nel testare. Quando si testa
banalmente esistono gli split test A/B per testare una landing page, si possono testare delle campagne. Ecco, quando si fanno dei test senza andare andare troppo nello specifico oppure troppo sul sicuro per quanto riguarda una metodologia, un modello, un template, qualsiasi cosa si può applicare a questa a quest'idea, ecco lì sicuramente troviamo la nostra ricetta per il successo. Quando facciamo dei test e capiamo cosa funziona, ma soprattutto quello che non funziona, iniziamo a scartare quello che per noi non porta risultati, ecco lì sicuramente ci affiniamo sempre di più e riusciamo a trovare la quadra. Questa è secondo me la strategia migliore. Fare split test è, secondo me, la ricetta universale per arrivare al successo. Bene. Scusa, una domanda personale. Quanti anni hai adesso, Daniele D'Ausilio? Adesso 36. Ah, sì, ancora molto, molto giovane, quindi. Sì, io ho iniziato a 25 anni. E se potessi tornare indietro ai tuoi 25 anni con le conoscenze che hai adesso, che cosa diresti al Daniele di 25 anni? Ma guarda, io di rimpianti, per fortuna, non ne ho tantissimi. Forse quello di, ecco, magari affinare ancora di più collaborazioni con altre persone, che poi nel tempo ho avuto comunque la fortuna di conoscere e collaborare, però ecco, magari all'inizio, sai, la tentazione di andare avanti con le proprie gambe, non, insomma, creare collaborazioni era forte. Oggi invece riconosco che, insomma, anche affidarsi, delegare a un piccolo team di freelance o collaboratori, o perché no, se c'è la fortuna di avere amici che condividono la nostra stessa passione, il nostro stesso lavoro, può fare la differenza, perché accollarsi tutto il lavoro, è vero, lo facciamo col nostro criterio, con i nostri crismi, ma non sempre è produttivo fare questo. Il potersi affidare, il sapersi affidare anche agli altri, o saper delegare, non è così scontato, non è così semplice, però ecco, potrebbe essere la leva che ci permette di scalare poi il nostro business. Questo io lo consiglierei al Daniele del passato. Sì. Quindi tu stai dicendo che adesso tu non sei più un imprenditore che lavora da solo, ma è un team di persone con cui collabori e che ti aiuta nella realizzazione. Un piccolo, un ristretto team di collaboratori che all'occorrenza, quando magari devo analizzare quello che è un funnel per un cliente, una campagna pubblicitaria, sì, mi dà una mano e delego ovviamente la creazione di questo genere di cose. Sono sempre uno smanettone, quindi amo fare per i miei business quasi tutto. Per quanto riguarda la grafica, mi piace un po' fare da me, però ecco, l'importanza di delegare, soprattutto quando si gestisce un lavoro per un cliente, è molto importante. Poi è ovvio che la supervisione spetta a noi, però, ripeto, delegare può fare la differenza. Senti, su una scala di crescita, lasciami dire, da 1 a 10, tu su che livello ti metteresti? Mai troppo alta, proprio per i motivi di cui ti parlavo prima. Io penso di, spero di rimanere sempre sopra il 6, il 7, sopra la sufficienza. Ovvio che bisogna sempre apprendere, sempre migliorarsi. Quindi diciamo che mai sentirsi arrivati, questo è un mantra, lo torno a dire, perché così sei sempre motivato a raggiungere l'8, il 9, il 10 costantemente. Certo. Senti, e qual è il tuo prodotto attuale di maggior successo? Prodotto attuale di maggior successo è InfoProfitti, il mio training online che insegna come creare, vendere e lanciare infoprodotti sul mercato italiano. È un corso al quale sono parecchio affezionato, perché in realtà è stato forse dopo Cerchia Ristretta di Italo Cillo, uno dei primi corsi che trattavano proprio l'argomento infomarketing. Oggi ce ne sono tanti anche di successo, però diciamo che quello risale nella sua prima versione al 2011, ovviamente è stato oggi totalmente stato rifatto, perché insomma richiedeva un costante aggiornamento, ed è un corso al quale sono parecchio affezionato anche. Oltre al successo, insomma, sono particolarmente legato a quella formazione, perché in effetti insegno quello che è il mio lavoro, il mio modello di business attuale, diciamo. Bene.
Come possono fare le persone per mettersi in contatto con te? Ma guarda, io di solito lascio sempre i riferimenti sotto ai miei video che lascio su YouTube, in quanto ho un canale YouTube che fa capo ovviamente al mio nome, così come attraverso i social media si può facilmente risalire a quelli che sono i miei profili, no, pagine Facebook o pagine Instagram, oppure via email, ovviamente la mia email che è pubblica, rilascio sempre, è danieledosilo@gmail.com per qualsiasi progetto. Poi su webmarketingsolution.net, che è la mia, diciamo, agenzia di riferimento per quanto riguarda la creazione funnel, cosa di cui ti parlavo prima, no? Per quanto riguarda anche l'organizzazione del mio piccolo team che mi supporta, ecco lì offro delle, diciamo, campagne gratuite, perché cosa faccio? Analizzo quello che è la situazione del potenziale cliente, creo una strategia per quanto riguarda la creazione di un funnel e poi se il cliente vuole delegarmela gli faccio un preventivo. Quindi quello è, diciamo, il mio portale di riferimento lato creazione pratica di un funnel, oppure sito ufficiale danieledausilio.com, che è un po' il contenitore dei miei corsi per quanto riguarda invece lato formazione. Ok, bene. Comunque, diciamo, nella descrizione di questo video ci saranno anche tutti i tuoi riferimenti, certo, ad uso e consumo delle persone che stanno vedendo questa intervista. Direi che l'intervista può essere considerata conclusa. Io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità. Posso confermare che sei una persona estremamente disponibile alla mano. Spero che sia piaciuta questa intervista per i nostri spettatori. Non so se vuoi concludere dicendo qualcosa. Sì, no, tengo a salutare anche io gli spettatori e che dire, voglio lasciarli con un pensiero, quello di continuare a studiare, ok, ma anche mettere in pratica, perché anche lo studio potrebbe essere un'arma a doppio taglio se si vuole sempre apprendere senza mai agire. Questa è una cosa che non abbiamo detto, ma sicuramente sarete d'accordo con me, no? Certo. Il non procrastinare e mettere in pratica quello che si inizia a imparare ci permette poi magari anche di testare quello che stiamo facendo, cosa altrettanto importante, come diciamo. Quindi secondo me è un qualcosa che va in abbinamento, ecco, allo studio, e quindi mai fermarsi e mettersi sempre in gioco, così da non gettare la spugna alle prime difficoltà. Perfetto. Sì, anch'io sono per l'azione imperfetta. Si parte, bravo, esatto, e poi piano piano si corregge il tiro. Cioè, meglio partire, esatto, anche se imprecisi, però è l'unico modo per ottenere i risultati. Ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio, sei stato veramente gentile e speriamo di risentirci presto. Altrettanto. Ciao Giovanni. Ciao.